Buonasera a tutti viaggiatori, sono Grizzly e sono a Milano, questo è Diario di Viaggio. Buongiorno a tutti viaggiatori, sono Grizzly, sono a Sesto San Giovanni, sono le 7:15 del mattino e sto andando a prendere la metro per il centro città. Ok, vado a prendere la metro. Ieri sera è stata una serata interessante, ho incontrato Enrico Capobecchino, il fondatore di Memi. E oggi sarà una giornata piena, perché alle 10 c'è l'appuntamento in Porta Scarampo per lo SMAU. Alle 12 un altro appuntamento sempre in Fiera Milano City, poi alle 5 dovrei scendere in piazza, ma questi sono gli urbani, cerchiamo il biglietto, eccolo. Dicevo alle 5 in Piazza Duomo con l'incontro fra tutti i cosplayer, prima dovrei anche incontrare un amico sempre in quella zona e stasera un impegno in Viale Monza, sarà lunga, cominciamo! Allora, sono dove sei? Lì.
a Monte Napoleone. Sto aspettando il treno per Cadorna, prendo la linea verde, dalla linea verde prendo Loreto, da Loreto prendo la linea rossa e ritorno temporaneamente in albergo. Poi fra un'oretta, tempo di darmi una sistemata e scaricare parte dei video, fra un'oretta si parte per Fiera Milano City. Allora, il viaggio SMAU comincia, sto andando a prendere la metro. Da Sesto Rondò arriverò a Turro per vedere una cosa in Viale Monza e poi vado direttamente all'Otto e raggiungo Fiera Milano City. Vedremo se incontrerò qualcuno o se sarò da solo. A più tardi. Vado a Gorla, non so se si sente, c'è molto vento. Adesso direzione Fiera Milano City. Stasera sarò anche qua. Direzione Viale Scarampo, sono le 10.40, speravo di arrivare qualche minuto prima, ma c'è stato un po' di confusione sulla metro. Sono credo 200-300 metri da Viale Scarampo. È mezzogiorno, sono allo SMAU ed è una delusione globale. Dico solo che l'impresa che mi ha mandato il biglietto e l'invito a venire allo SMAU a scoprire le grandi novità, che è un'impresa di cui sono partner, ha uno stand piccolino con due tavoli, diventa partner. Queste sono le grandi novità per cui mi sono stato invitato a Milano. Io pensavo molto meglio, addirittura credevo fosse aperto tutto il gruppo di padiglioni, quindi anche il padiglione 3 e il padiglione 4, invece sono aperti solo i padiglioni 1 e 2, e tant'è che ho spostato poco fa, ho scritto sul blog che è spostato l'appuntamento, anche se non credo che sia venuto nessuno dei miei lettori del blog, perché comunque avevo smesso di venire allo SMAU perché era risultato decisamente un mortorio, e confermo la mia diagnosi. Niente innovazione, 3-4 posti che fanno stampa 3D, chi vende soluzioni di connettività di internet basandosi su MTS ed LTE, chi vende piani per le aziende, piani per i CRM, no, decisamente no. Quindi la mia visita allo SMAU si conclude qui, adesso mi terrò il pomeriggio libero, vado a trovare degli amici, faccio qualche altra cosa, perché niente, lo SMAU è decisamente stata una delusione e mi sa che non ripeterò l'anno prossimo. L'anno prossimo c'è l'Expo, potrebbe essere interessante, ma vedremo.
orribile, orribile, orribile. Sto tornando alla metropolitana all'8, prendo il treno direzione Duomo e mi incontro con un amico, andiamo a mangiare qualcosa e poi vedremo come si sviluppa il resto della giornata. Ma proprio delusione, delusione. Ok, Smau, Pietrasopra. Sesto rondò. Sono le 4:30, non so se si vede l'orologio, e adesso scendo in Duomo. Vediamo un po' che cosa c'è in piazza, se c'è questo incontro di cosplayer. Vediamo se c'è qualcuno, se no poi rientro. Aspetto il treno che dovrebbe arrivare in meno di un minuto. Allora, Piazza Duomo, manifestazione di non so quale tifoseria, c'è un casino, la polizia da un lato, tifosi urlanti dall'altro, bombe e carte che volavano contro le persone, quindi ho preso, fatto un giro velocissimo, non ho visto nessuno e sono andato. Amen. Sto tornando in albergo, mi rilascio un po', farò la doccia e stasera si prova ad andare in teatro, vediamo come va. Wow, quest'anno male, male, male. Già dallo Smau che sono andato via alle 12 dopo un'oretta e mezza, si vede che non era destino. Sono Grizzly, sto andando alla stazione della metro in direzione di Viale Monza, zoppico un po' perché fa male i piedi tutto il giorno che cammino. Allora, salta fuori che a Milano, in Piazza Duomo alle 5, tutto il karaoke che ho trovato e che ha provocato anche rallentamenti, a un certo punto siamo rimasti col treno metropolitano fermi in galleria mentre dalla cabina venivano bestemmie e imprecazioni varie dalla vicetrasmittente della sala operativa. Praticamente sono stati i tifosi del, credo si chiami Saint-Étienne, che è una squadra che stasera gioca contro l'Inter qui a San Siro. Mi ha messo ferro e fuoco la città, hanno combinato un casino, gli hanno sequestrato non so quante cassette di birra, c'è un sacco di gente ubriaca. Guarda, speriamo non succeda casino stanotte. Io adesso vado in Viale Monza, ci vediamo quando ritorno. Stazione di Sesto Rondò, direzione Gorla, Viale Monza. Uff, sono stanchissimo. Cena in kebaberia e poi serata al teatro dell'Area Zelig. Per ora aspetto il treno. A dopo. Ok, ho mangiato. Sono, se si vede, in Viale Monza. E la mia ultima destinazione è Viale Monza 140. Ancora camminare. Infine, aiuto, eccomi. Wow. Ovviamente è chiuso. Va bene, attendiamo. Ok, serata conclusa,
Sono stanchissimo, mi fa male le gambe. E ragazzi, vado a dormire. Comunque ci voleva. Tirando le somme, è stata una bella pausa di 2 giorni a Milano. Ho incontrato Enrico Capobecchino, con la famiglia, con Sam, con la moglie, con gli amici, Giustino, Valeria. Wow! Sono stato allo SNAU, che non è servito a nulla, però era un'esperienza da fare. Non ho fatto la serata lì, l'incontro dei cosplayer, non credo che si sia fatto vista la situazione che è scoppiata in piazza, o se l'ha rinviato, perché tra l'altro non ho filmato proprio perché molti si mettevano in posa quando vedevano giornalisti o persone che facevano filmini. Però nel frattempo c'erano cordoni di polizia, bombe carta, un po' di casino, quindi ho cercato di tenere un profilo basso, non volevo tirare l'attenzione su di me. Mi avvicino alla stazione della metro, sono quasi arrivato a Turro. Questa serata è stata piacevole e divertente. Oggi ho camminato per chilometri, e meno male che c'è la metro, perché adesso devo arrivare a Sesto San Giovanni e la strada è lunga. Domani tocca partire presto, perché alle 8.45 comincia lo sciopero dei mezzi pubblici e semaforo rosso. Non solo comincia lo sciopero dei mezzi pubblici, ma anche l'autobus che mi dovrebbe portare in aeroporto fa sciopero entro le 8.45, l'ultima partenza, quindi niente, devo partire entro le 8.45, anche se l'aereo è alle 11 e rotti, alle 11 e mezza, credo. Va bene, per ora stacco qua.